Nonostante la pandemia abbia portato a regole e restrizioni che hanno condizionato in negativo le nostre vite, quello verso cui questo Covid non ha potuto nulla è stata la fede dei fedeli di Santa Rita, che continua a brillare luminosissima. Il 22 maggio, infatti, ricordiamo e festeggiamo la memoria di Santa Rita da Cascia, donna grande agli occhi di Gesù e che è sempre stata obbediente alla volontà di Dio, come figlia, moglie, madre e anche come vedova e poi suora. Una celebrazione liturgica dietro l'altra si sono susseguite durante la giornata. Più di 4.000 rose sono state distribuite. Quando ha capito che la sofferenza di Cristo nella croce è quello che ha redento il mondo, lei si è avvicinata tanto a questo crocifisso fino al punto di avere i segni della passione nel suo corpo. Dice San Paolo: quelli che confidano e credono in Dio, anche i mali ringraziano a Dio, perché l'opportunità di dire: Signore, io ti amo con amore di croce come tu hai amato me. E sapete che cosa parlava nella sua famiglia e nella famiglia di tutta la città di Cascia? Pace e perdono. Per dire questo, cari fratelli e sorelle, dobbiamo essere molto virtuosi e molti umili. Una donna che ha saputo andare all'essenziale in tutti i momenti della sua vita, come ragazza, come madre, come vedova e come religiosa. Io dopo 39 anni in Brasile, sono tornato 2 anni fa, sono rimasto stupito e scandalizzato della situazione della Chiesa in Italia. Non si legge la Bibbia, nella catechesi non si usa la Bibbia. E molto bene diceva San Gerolamo che chi ignora il Vangelo ignora Gesù. Chiedere a Santa Rita forza per affrontare le sofferenze. Chiedere a Santa Rita tanta fede per avere una nozione così viva del paradiso, che questa speranza del cielo ci dia la magnanimità di poter caricarci sopra tante situazioni difficili. E allora, oggi è stata la mia seconda comunione e spero che non sia solo la seconda, ma che possa continuare ancora e ancora per tutta la vita. E continuerò a pregare ancora di più Santa Rita e Maria e Gesù. Sono venuta qui oggi alla chiesa di San Benedetto per la celebrazione in onore di Santa Rita e non avrei mai potuto immaginare di trovare in questa chiesa una messa così sacra con canti liturgici che davvero trasportano a una spiritualità superiore a quella terrena. E ho trovato grande devozione per Santa Rita sia da parte delle persone che dai sacerdoti e frati degli eraldi del Vangelo e mi ha dato molta forza per affrontare i miei problemi nella mia vita e per aumentare la mia fede e il mio coraggio. Allora, una bellissima sensazione. Ogni volta che vengo qui in questa chiesa ne esco serena, piena di pace e di serenità. E consiglio a tutti di venire perché fa bene, è molto bello, è molto rassicurante. E tutti gli anni vengo in questa chiesa meravigliosa. Se pensiamo che è il più piccolo campanile che esiste, invito tutti, trasteverini e non, di venire il 22 maggio a partecipare alla messa. Mi chiamo Rita e sono devota a Santa Rita. Tutti gli anni vengo qui in questa piccola chiesetta di Trastevere e volgo un pensiero grande alla Santa che protegga tutti i bisognosi, tutte le famiglie, tutte le persone che possano essere uniti nell'amore. Grazie. A lei, aspetta che prendo il suo nome qua. Nomi con i nomi forse? Rita Caronia. Ah, Rita ovviamente, Rita poi? Caronia. Allora, sono molto contento di aver partecipato a questa cerimonia con gli eraldi del Vangelo, che sono sacerdoti molto bravi, una messa molto sentita e anche soprattutto molto partecipata. Comunque Santa Rita è una grande santa e è stata un'occasione per conoscerla meglio. Lo Spirito Santo probabilmente è entrato in ognuno di noi e adesso in questo tempo di pandemia speriamo che la Madonna e Santa Rita ci facciano la grazia di farci uscire al più presto da questo virus
che ha colpito, oltre il corpo, purtroppo anche le menti di tante persone senza fede. Dacci, Signore, lo Spirito Santo e la fede per combattere ogni giorno la nostra battaglia quotidiana. Grazie, Santa Rita. Prega per tutti noi, per persone vive e defunte. Grazie. أنا جيت مخصوص عشان خاطر القديسة ريتا، هي شفيعة الحالات المستعصية، أنا بحبها جدا، كان نفسي أحضر الاحتفال من أوله، بس لصعوبة المواصلات أنا جيت في الآخر، طبعا ما كنتش محظوظة إن أنا أحضر القداس والصلاة. الكنيسة جميلة جدا، فيها روحانية حلوة جدا، والتنظيم والناس المقيمين على التنظيم، ربنا يبارك لهم ويعوضهم الخير. بطلب من القديسة ريتا إنها تقعد جنبي. C'è qualcosa in particolare che hai chiesto a Santa Rita che vuoi dire? Santa Rita, noi chiediamo di aiutarci in questo tempo così difficile per la pandemia, chiediamo inoltre di aiutarci con le situazioni che si complicano anche, non so, in famiglia, sul lavoro, ma soprattutto anche con queste situazioni del governo che si trova in difficoltà. E questi DDL che ci impediscono di esprimere le nostre opinioni, e quindi noi, ecco, in questo senso a Santa Rita gli chiediamo che, di fare questa grazia impossibile, di venirci incontro e di pregare il Signore nostro Gesù Cristo. Ma io vengo tutti gli anni perché sono una grande devota di Santa Rita e solo a parlarne mi commuovo. Sono stata anche a Cascia, ho visto il corpo di Santa Rita. Provo un'emozione grandissima e sono sicura che lei, a chi si rivolge a lei con devozione, ma con grande devozione, l'aiuta. Santa Rita intercede per tutti noi, perciò io dico a tutti quanti, confidate in Santa Rita, anche nei dolori, anzi specialmente nei dolori e nei dispiaceri, pregate Santa Rita perché lei sicuramente vi aiuterà e vi dà tanta, tanta forza ad andare avanti. Bambine, scusate, ma cosa ci fate qui? Noi siamo venute qui per seguire la messa. E vi è piaciuta? Sì, tanto. Conoscete Santa Rita? Sì. Lei è venuta qui oggi con la sua bambina, ma perché qui? È per rinnovare il nostro grazie a Santa Rita, perché Anna è nata una settimana dopo che siamo state a messa qui, lei era nel pancione. Allora, sono Angela, la mamma di Anna, che nascerà tra 2 settimane circa, contentissima di essere qui. Quindi sono 3 anni che Anna viene a questa festa. Wow. Prima nel pancione, poi quando era piccolina, adesso è un po' cresciuta e tra una settimana compie 3 anni. Quindi sono 3 anni che lei viene. E posso mangiare le caramelle. La giornata di preghiera e festa si conclude ogni anno con una piccola lotteria dove il premio è proprio una statua della santa. E il vincitore è stato il signor Marcello, che ha raccontato la sua incredibile storia. Mi era venuto il diabete. Oltre al diabete, una sera, un periodo, mi era venuto l'acetone. E l'acetone, praticamente, col diabete, è una cosa terribile. Tant'è che il medico chiamato ha detto, guardate signora, ai miei genitori, sto ragazzino domani non ci arriva. Allora io che ho fatto? Siccome stavo nella camera adiacente, ho sentito e mi sono messo a pregare Santa Rita. E la mattina dopo, incredibile a dire, non c'avevo più l'acetone. Mi sento molto vicina a lei per quello che ha fatto, diciamo, per il marito, per la salvezza della famiglia, per la salvezza del marito. E lei ha pregato tanto il Signore, anche io lo faccio veramente per la mia famiglia e spero che lei interceda per me. Вітаю вас. Хочу вам розказати за церкву Святої Рити, сьогодні її день. Мені дуже пощастило, що я сьогодні прийшла сюди святкувати день народження моєї сестри і побачила, що тут багато таких приємних людей. Зайшовши в церкву, я побачила, що там навіть є кімната, де жила колись Ріта. Мені дуже подобаються церкви античні, і я зараз відчуваю щастя. Ten kościół świętego Benedykta jest kościołem przesudownym, który odwiedzam bardzo często, w którym znajduję po prostu
Ducha Świętego, w którym odnajduję moje emocje i jest kościołem przewspaniałym. Tutaj msza jest bardzo piękna, nie taka jak w innych kościołach, jest kazanie jest przecudowne i chciałam powiedzieć, że bardzo zachęcam wszystkich do odwiedzenia tutaj Casa di San Benedetto. Allora, Santa Rita, come tutti sappiamo, era moglie, madre, vedova, soprattutto madre, e ha perso tutti i due figli e il marito. E la vera grazia è la grazia di Dio che converte tutti noi. Quando si arriva in questa chiesa e si pensa a Santa Rita, ti senti più vicina a Gesù e ti senti che la conversione è più vicina. E il cambiamento è come è stato per lei, e anche le sofferenze ti fanno rinascere e ti danno gioia se le sai affrontare con la fede. Grazie. Tutti abbiamo bisogno di convertirci ogni giorno e seguire più pienamente un Redentore che Rita, con quella stimata sulla fronte, ha imitato. Santa Rita, una martire d'amore, modello esemplare di forza, fiducia e speranza, prega per noi.